Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Aspettiamo qualche istante che si colleghino tutti. Non ho niente da farvi sentire oggi, perché, come al solito, come avviene di solito, perché oggi abbiamo un incontro un po' particolare. Oggi parleremo più di teatro che di musica e, come avete visto dalla locandina, sicuramente parleremo con un noto regista, per cui di musica non ne ho da farvi sentire, ma parleremo di cose molto interessanti, quindi aspettiamo come al solito qualche istante che si colleghino i nostri amici, poi invitiamo subito l'ospite. Ciao Fabione, ciao Alice, ciao a tutti, ciao Chigioni, buon pomeriggio, ciao Giacomo. Ecco, allora dai. Chiamiamo subito il nostro ospite, che ho già visto che è qui, così ci parliamo, iniziamo subito a chiacchierare. Pronto? Connessione. Eccolo! Ciao Luigi! Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, come stai Luigi? Dai, sto abbastanza bene, sì, sto bene. Bene, bene, bene. Come te la sei passata questa quarantena? Adesso sei a Bologna, giusto? Adesso a Bologna beh, io devo dire che l'ho sentito da un certo punto di vista anche come un lusso, perché non ho mai avuto così tanto tempo per dormire di più. Penso che, Dormire. esatto, e anche per comunque potermi soffermare, studiare, leggere, devo dire che cioè, mi ha fatto molto riflettere su quanto in realtà, almeno spesso in quanto artisti, conduciamo una vita un po' folle, senza dedicarsi, avere il tempo di dedicarsi in maniera verticale, no? Allo studio, almeno io per quel che mi riguarda, avevo una vita molto frenetica, quindi questo sto apprezzando, osservando il fatto che forse ne dovrò tenere conto, ecco, perché poi ovviamente è stato anche spaesante all'inizio, Eh sì. non è stato subito semplice. Però dai. No, beh, come si è detto anche in altre dirette, magari il primo mese, poi io parlo per me, il primo mese è stato, c'ho tutto questo tempo, approfitto per studiare anche l'elenco telefonico a momenti. E poi dopo, pian piano, chiaramente il fatto di non avere forse delle date a breve termine, Esatto. una sorta di scadenze, insomma, da assolvere in breve termine, forse magari il mood è un po' calato dal punto di vista di studio, però è innegabile il fatto che tutto questo tempo qua, insomma, ci ha fatto sicuramente riflettere su tanti aspetti, insomma. Sì. No, sicuramente, cioè, è vero che è un tempo più dispersivo anche per me, perché senza avere delle scadenze, soprattutto all'inizio è stato un po' scioccante perché io ho dovuto interrompere una fase di creazione, stavo per debuttare con un progetto Ah. 15 giorni prima della prima a Bruxelles, di Luca. la Passio secondo Giovanni di Scarlatti. Ah, avevo visto la locandina. Esatto, e prima di quindi è stato proprio, non mi era mai capitato ormai in quasi 30 anni di lavoro cioè, di interrompere una creazione nel pieno della sua temperatura più alta, no? E quindi è stato un po' scioccante, tanto che non ho mai più messo mano a quel materiale, ancora lì lo faremo, verrà rifatto nel 2022, ma ci cioè, Ah, avrà. quindi siete riusciti a riprogrammarlo? Sì, perché sì, sarà al Musikgebouw di Amsterdam,
a Essingen, ad Anversa e a Bruxelles, in questa abbazia molto bella, per un festival di Clara, il festival della musica, della radio fiamminga Clara, Clara Festival, che è una radio che si occupa soprattutto di musica barocca. Infatti c'è anche un canale bellissimo, fiammingo, che si chiama Baroque, Clara Baroque. E niente, quindi purtroppo quel progetto è stato interrotto così, e quello è stato strano. Quindi ci ho messo un pochino a riprendermi, poi pian piano, dai, ho iniziato a capire che potevo anche usare questo tempo per approfondimento. Francesco dice il Clara Festival. Esatto. Verrò a sentire a Bruxelles perché lui abita a Bruxelles. Abiti a Dai. Bruxelles anche tu, Francesco, vero? Non mi ricordo, penso di sì. Perché tu sei nato a Bruxelles. Sì, sono nato a Bruxelles. Sì, sono belga italiano, mamma belga e papà italiano. Va Adesso bene, sono a Bologna in questo momento. certo. Adesso sei a Bologna perché oltre a, insomma, insegni anche in conservatorio a Bologna. Insegno al Conservatorio Martini di Bologna, sì, da 2 anni, dall'anno scorso, sì. Adesso Cosa insegni? insegno composizione elettronica al biennio di sound design, quindi al quinto anno adesso. Mi hanno chiamato perché il maestro Francesco Giomi, che è un compositore, musicista, è il direttore artistico di Tempo Reale, che è la fondazione fondata da Luciano Berio come suo archivio, ma anche per tutta la parte di composizioni musicali che sono elettroniche, no? Ha fondato questo gruppo anche di sound designer, di ingegneri del suono, che hanno sede a Firenze, e Francesco Giomini è il direttore. Lui aveva la cattedra a Bologna di composizione elettronica, però ha preso 3 anni di aspettativa e quindi ha chiesto ad alcuni artisti che conoscevo, che avevano già collaborato con lui, di Sostituirlo. sostituirlo, sì, anche in funzione del fatto che magari nel mio caso gli interessava che gli studenti potessero incontrare una dimensione in cui il sound design o la musica elettronica sono sempre inseriti in un contesto teatrale, per anche vedere delle possibili applicazioni, ecco, di questo ambito. E quindi, Che è visto che lui una da cosa sempre. fondamentale, Sì, credo sia una cosa fondamentale nel esatto. percorso di studi di uno studente, di qualsiasi cosa, potersi rapportare anche con quello che potrebbe essere poi il suo sbocco lavorativo, ecco. E questa è una cosa che spesso nei conservatori manca, cioè diciamo, l'anello mancante della catena è proprio quello, cioè quello che lega l'aspetto formativo dei ragazzi all'aspetto performativo, Certo. che è totalmente diverso, Sì. che è un'altra cosa. E spesso, vabbè, oltre ai rari casi, ad esempio, mi viene in mente i corsi di arte scenica, spesso, ad esempio, per i cantanti questo non si fa, o anche per gli strumenti, solo per gli strumentisti. Cioè, la possibilità di interagire con persone che questo mestiere lo fanno sul campo, lo fanno sul palcoscenico tutti i giorni, e la possibilità di sperimentare quello che adesso viene chiamato l'alternanza scuola-lavoro, per dire, non so, Certo, però certo. c'è questa possibilità di capire in realtà proprio come funziona il dietro le quinte, che nei conservatori non si fa, ecco. E quindi questo credo sia una cosa molto importante. Sì. No, io ho sempre, cioè, per come sono fatto io mi sono formato in maniera autodidatta, per tante parti, tante cose, e per esempio soprattutto per la musica elettronica. Non ho fatto un conservatorio, non ho fatto mai dei corsi di musica elettronica, però ormai da quando si è cominciato cioè da quando i programmi di musica elettronica per i computer hanno cominciato a essere più accessibili, quindi sto parlando dell'inizio degli anni 90, più accessibile economicamente. Io ho cominciato a lavorare prima con dei musicisti di composizione elettronica a cui avevo chiesto di fare le composizioni o comunque di creare degli spazi sonori per i miei spettacoli. Standogli accanto, ho fatto da vampiro, diciamo, ho imparato standogli accanto, cioè Sì. stando. Sì,
ho imparato a tante cose e da lì dopo, come compagnia, come compagnia Alexander, la mia compagnia, abbiamo spesso deciso anche di incontrarci, cioè di avvalerci dell'aiuto di maestri o comunque di altri compositori per anche imparare, cioè per imparare molto. Per esempio, per me da questo punto di vista un grandissimo maestro, non so se lo conoscete, in musica elettronica è Luigi Ceccarelli, che è un compositore, ma soprattutto è un sound designer, ma un musicista elettronico incredibile, che è molto complesso, cioè che lavora a livelli. Lui insegna al Conservatorio di Perugia, anche se è di Roma, è di Cesenatico, ma abita a Roma, e da lui, per me, è stato il mio maestro proprio. Lavorando con lui ho imparato diciamo, i fondamenti del sound design, di come anche, ma anche come restituire, come creare un'architettura sonora rispetto a uno spazio scenico. Ecco, questo è stato per me un grandissimo insegnamento. Beh, è un modo di apprendimento molto all'antica, cioè il Sì. formarsi, quello che era, si chiamava il formarsi a bottega, cioè Ah, sì, andare nella assolutamente. Sì. bottega di qualcuno, affiancare di qualche maestro, di qualche artigiano, affiancarlo nel lavoro e imparare Sì, i sì, sì. segreti del mestiere. Un po' come facevano i pittori nel Rinascimento, nel Barocco. Esatto, ma infatti è esattamente così, cioè fatto così in vari ambiti. Però ecco, io sono molto curioso, mi piace la tecnica, cioè mi piace anche conoscere la tecnica, cioè in tutte le sue dimensioni. E quindi questa cosa mi ha fatto sì che andassi proprio a guardarmi, a studiarmi anche bene i mezzi, per cui alla fine dopo cioè, ho acquisito un sapere per cui adesso posso anche insegnare, ecco. Certo, sì. E poi, oltre a fare, tu hai però una formazione musicale alle spalle, tu hai studiato pianoforte e, chi lo direbbe per uno che fa musica elettronica, eccetera, canto gregoriano. Io devo dire sì, ho canto gregoriano, ho lavorato, forse sicuramente la conoscete, la mia insegnante di canto gregoriano, nonché facevo parte anche di un ensemble, sì, ma lei è Elena Sartori. Elena Sartori guarda, ha fatto una cosa molto bella perché lei insegnava canto al conservatorio, all'Istituto Pareggiato Verdi di Ravenna. Non so perché sono venuto a sapere che lei era disposta ad accogliere anche studenti che io facevo il liceo, mi sembra, sì, che non seguivano il conservatorio per così introdurli. Lei avrebbe fatto dei corsi di gregoriano gratuiti all'interno del conservatorio. Io mi sono introdotto ed è stata un'esperienza per me molto importante. E comunque il canto gregoriano, a parte la lettura dei neumi e tutta questa cosa, Certo. però secondo me è un'esplorazione nel mondo del suono comunque, perché questo Assolutamente. esatto. Quindi io sono sempre stato affascinato da questa idea, da questa cosa che dice Giacinto Scelsi, un compositore che amo molto, che dentro un suono c'è un mondo, no? Cioè, se Giacinto Scelsi per tantissimi tempo faceva delle meditazioni notturne in cui suonava una sola nota. Perché lui diceva in quella sola nota c'era un mondo ampissimo, larghissimo, no? E la dimensione dell'unisono dell'ensemble gregoriano è, secondo me, una dimensione che ha a che fare con questo aspetto, cioè con questo aspetto Certo. della meditazione tramite il canto e anche una specie di almeno di scavo in verticale, no? Dentro il suono. E questo da lì ho imparato molto, cioè devo dire, ho imparato veramente tantissimo, ho anche imparato i limiti della voce, le questioni, cioè ho imparato tanto a livello, perché comunque richiede. Cioè, ho imparato molto anche rispetto al teatro, cioè su cosa significa stare nell'atto del cantare
applicando una tecnica, ma anche avendo la possibilità cioè, di dimenticarsi quella tecnica, perché questa dimensione, dicevo, verticale dello stare nell'atto quasi meditativo del suono del canto ti richiede anche un abbandono, cioè un abbandono quasi di una parte più lucida, più cosciente, no? E questa cosa è una cosa che ricerco sempre comunque cioè, cosiddetto stato di grazia dello stare sulla scena, no? Che significa, come gli stati di grazia dei mistici, cioè l'abbandono, no? L'essere fuori dalla propria coscienza. Questa cosa è una cosa interessante, quel limite, no? Tra l'essere lucidi e l'essere presi da qualcos'altro, ecco, è una dimensione che mi interessa molto. Sicuramente il gregoriano mi ha dato qualcosa. E però, per esempio, tu dicevi Gregoriano e musica elettronica, con Luigi Ceccarelli, per esempio, abbiamo fatto uno spettacolo nel 2001 che si intitolava Requiem, dove Elena Sartori era una cantante in scena, però totalmente rielaborata, rieffettata, trasformata da Luigi Ceccarelli dal vivo. Ma questo approccio cioè questa contaminazione tra il gregoriano e la musica elettronica, in questo periodo vedo che è una cosa che si sta riscoprendo moltissimo. Perché sì, il gregoriano nella sua purezza dà molte idee, può far sviluppare molte idee per rielaborarlo e si fonde perfettamente con stili compositivi contemporanei. Certo, assolutamente. E vorrei passare invece a parlare di un'altra parte, direi enorme, della tua esperienza teatrale, che è la tua compagnia di teatro che hai fondato con il nome di un famosissimo film di Bergman, Fanny Alexander. Parlaci un po' di come è nata questa compagnia di teatro. Penso di sapere già la risposta, come tanti altri ensemble, come tanti altri gruppi di musica, da un gruppo di amici per gioco e poi alla fine è diventato un lavoro, no? Sì, guarda, è nato così, cioè se vuoi ti parto proprio dagli esordi, ma guarda, era così, io quando avevo 16 anni stavo facendo come si dice, non laboratorio, cioè stavo facendo delle prove di uno spettacolo al Liceo Classico, delle Troiane di Euripide, facevo la regia ed ero anche in scena. E la mia professoressa di filosofia e storia, che seguiva molto, mi ha sempre sostenuto molto, Loretta Masotti, aveva una figlia, si chiama Chiara Lagani, che è venuta a sapere di questa cosa, ha chiesto: posso andare a vedere le prove di questo? Puoi chiedere a Luigi se posso andare a vedere le prove? Le facevamo nei corridoi del Liceo Classico di Ravenna. E niente, dopo è venuta e dopo lei aveva scritto un testo e me l'ha fatto leggere. Allora io ho detto: ma dai, perché non lo mettiamo in scena? Cioè, me l'ha portato tipo all'intervallo e l'ho letto invece di seguire le lezioni. E poi usciti, gli ho detto: ma dai, mettiamoli in scena. E così. E da lì non abbiamo mai smesso. Cioè, nel senso che per noi è stato. Cioè, sì, è stato un gioco, però con quella serietà che i bambini attribuiscono al gioco, no? Cioè, per cui è subito serio. Cioè, il bambino crede ai giochi in maniera totale, assoluta. Cioè, e quindi abbiamo subito deciso che quello era, cioè, la cosa che ci piaceva fare di più. Abbiamo continuato a farla, ecco. Assolutamente. Ti interrompo solo un attimo per salutare Marta che ci sta Ah, ciao seguendo, Marta. Dai. la mitica Marta Rook, che conosciamo perché l'anno scorso assieme abbiamo fatto una bellissima produzione che tu hai diretto come regista e come direttore alle luci, insomma, hai fatto tutta l'architettura dello spettacolo. Uno splendido Orfeo di Claudio Monteverdi, per cui ci riallacciamo comunque alla musica antica. La musica antica non ci abbandona mai. Un bellissimo Orfeo di Claudio Monteverdi,
messo in scena in un vagone della metropolitana. E quando il Teatro Ponchielli mi chiamò, mi disse: "Guarda, c'è bisogno di fare il ruolo di Pastore 1, Apollo, Spiriti Infernali, eccetera, nell'Orfeo, nel metro." Io ho detto: "Nella metropolitana, mamma mia, cioè, ma questo ne abbiamo già parlato diverse volte." Cioè, io subito la mia reazione è stata: "Oddio, che è?" C'è una cosa molto scettica, una reazione molto scettica per il fatto che spesso si vedono molte regie che snaturano la partitura, il concetto musicale, drammaturgico di un'opera per mettere insieme qualcosa di cos'è un po' fine a se stesso, giusto per fare la cosa innovativa. Poi in realtà quando siamo arrivati a Cremona, abbiamo iniziato a fare le prove in palcoscenico, cioè mi è completamente cambiata l'idea. Cioè, è diventato veramente uno spettacolo forse tra i più interessanti, più diretti che io abbia mai visto, ovviamente anche ai quali io abbia mai partecipato, però c'è veramente una messa in scena contemporanea ma perfettamente gravida di musica e della partitura, cioè perfettamente con un rapporto viscerale sulla partitura. Come ti è nata questa idea e come si è evoluta, come l'hai. Allora, guarda, io parto sempre dal presupposto che credo che sia importante comunque che nell'arte, a teatro, in qualsiasi forma di teatro si riesca a comunicare qualcosa, cioè in maniera anche il più, non solo di testa, per quanto sia io sia uno che si nutre anche molto di arte figurativa, anche concettuale, mi può anche interessare, ma secondo me è fondamentale anche l'emozione, la pancia, cioè riuscire a unire queste due parti. Non è facile, cioè non è difficile. Il No. rischio a volte con l'opera, per me, come io Luigi spettatore, è che si possa fare dell'opera solo nella testa, tramite magari una regia troppo concettuale, troppo costruita, ma allo stesso tempo si possa fare fare delle messe in scena che parlino solo dal punto di vista musicale, ma che siano poi prive di emozione visiva. Ecco, secondo me l'ideale è che le emozioni siano a tutti i livelli. Ovviamente, essendo stato chiamato a lavorare su Monteverdi, che è l'Orfeo, che per me è una delle dimensioni musicali che più amo, proprio per quella capacità di parlarti in maniera così diretta e andarti al cuore direttamente. Io ho lavorato anche, per esempio, su Rameau. E mi ha colpito tantissimo. È stato un po' uno shock all'inizio lavorare su Rameau dopo aver lavorato per la prima volta a Monteverdi, perché Rameau l'impressione che cioè, se parte da Bologna per andare a Milano deve passare da Parigi, cioè nel È senso un po' sì. c'è comunque una modalità, probabilmente perché il tipo di referente di comunità che ascoltava queste opere era molto differente. C'erano delle allegorie politiche sotto, cioè, l'ho capito dopo questa cosa, però proprio per quello lì era la corte, in un certo modo non si poteva parlare un linguaggio diretto, bisognava parlare. Invece Monteverdi ti parla una lingua che è incredibile sul piano emotivo, è di una precisione, diciamo, psicagogica, cioè di andare a colpire la psiche di chi ascolta, precisissima, chirurgica per me, è Sì. impressionante. Però allo stesso tempo mi sono posto la questione: come faccio a fare in modo che riesca a parlarmi anche nella dimensione in quello che siamo noi oggi, ecco. E parto da un aneddoto: dovendo incontrare il direttore d'orchestra Hernan Schwarzman, la prima edizione che abbiamo fatto in Belgio. Dovevo andare là a proporgli un'idea. Ho detto: "Voglio provare a buttargli lì una cosa." Ero appena stato in Argentina e ero stato spesso in questi treni che dalla provincia, abitavo a casa di un amico, un artista, Sergio Policicchio, che abitava in provincia, e quindi tutti i giorni da provincia andavamo a Capital con i treni popolari. Questi treni popolari sono incredibili perché sono spesso dei vagoni della musica, innanzitutto, perché ci sono spontanei assembramenti di musicisti che iniziano a suonare per tutto il viaggio, tutti insieme, cosa che a me
non mi era veramente mai capitato di vedere in un treno italiano, per esempio. Certo. E allo stesso tempo ci sono questi venditori ambulanti che si presentano con una cadenza costante, ritmica, molto precisa, a presentare i loro prodotti. E questi prodotti che vengono venduti con un fare artistico incredibile, c'è una dignità artistica, ma anche una fantasia notevole. Allora dentro di me mi sono detto, vado a incontrare, mi è venuto un click, ma ero proprio in un treno che andava al confine tra Olanda e Belgio, a incontrare Schwarzman, e gli ho detto, senti, mi sono detto, gli provo a proporre questa dimensione, è stata un'intuizione, non avevo benissimo tutto chiaro, anche perché comunque io credo molto nell'incontro con gli altri, cioè quando faccio un progetto teatrale o musicale o incontro con gli altri artisti, non mi piace dire arrivo con la mia idea, quindi volevo che fosse un'idea che nascesse anche da un dialogo, quindi se questa idea non l'avesse toccato non mi sarei mai imposto, cioè completamente per... ho detto, gli ho parlato di questa dimensione perché per me la figura di Orfeo è comunque questa figura dell'incantatore tramite la sua arte, no? La possibilità di questa fiducia, no? Possibile nella propria mezzo di comunicazione, nel suo caso era la lira, ma potrebbe essere per un artista qualsiasi forma, mi aveva colpito e mi sono detto, ma dai, questi ragazzi, questi sono come degli Orfei, mi sono fatto questo viaggio in maniera molto terra-terra, che stanno facendo il loro viaggio tramite questo treno tutti i giorni, però con questa dignità incredibile e anche questa semplicità. E quindi ho proposto a Schwarzman questa cosa e lui subito è rimasto molto colpito, proprio perché ha riconosciuto quella dimensione, che conosce, essendo argentino e venendo proprio da Buenos Aires, dalla periferia, conosceva benissimo. E dall'altra parte mi ha spiegato una cosa che io non conoscevo, non sapevo, che Monteverdi, quando ha debuttato a Mantova, alla prima, la versione era una versione da camera, cioè non una versione teatrale come noi l'abbiamo in mente adesso, era in un grande salone con pubblico e musicisti tutti all'interno, senza quella frontalità, tipo il teatro Ponchielli dove siamo stati chiamati, se avessimo dovuto farlo su palco, comunque è un teatro che non aveva 1200 posti, quindi... esatto, non ha a che fare con quella dimensione originaria, no, del... Chiaro. E questa questione a me mi intrigava molto, anche la possibilità di avere i musicisti, i cantanti e quindi i personaggi molto vicini, ma soprattutto per me la cosa fondamentale è che scattasse da parte del pubblico un meccanismo di identificazione con i personaggi di questa storia. Perché se scatta quello, se scatta questo meccanismo dei neuroni specchio immediato, dopo ci credi, ci stai e ti fai trascinare, ti fai... Quindi la sfida era quello, riuscire a creare un contesto credibile. Sapevo che era anche un po' azzardato, perché detto sulla carta sembra azzardato, ma dove ci fosse questo viaggio di una comunità che tutti insieme fa il viaggio di Orfeo. Ecco, questa è stata un po' la dimensione. È stato veramente bellissimo, perché chiaramente il pubblico erano i passeggeri di questo vagone, noi cantanti e l'orchestra eravamo tutti sul palcoscenico, quindi dentro a questo vagone, e quindi noi interagivamo con il pubblico costantemente. Mi ricordo che, ad esempio, io in una delle parti dei pastori dovevo vendere degli ombrelli e l'altro pastore, che era Stefano Maffioletti, doveva vendere le noccioline o l'acqua, non mi ricordo che cosa. E poi c'era la musica che era interpretata da Arianna Stornello, che doveva vendere i CD, quindi no, era una cosa molto particolare, ma veramente il fatto che fosse tutto su questo vagone, cioè il pubblico si era immediatamente immedesimato come membro, come protagonista, come sì, il protagonista Orfeo che compie questo viaggio, quindi un personaggio attivo, il pubblico era un personaggio attivo all'interno di questa produzione, ed è stato veramente molto forte, cioè un'esperienza molto forte. Mi ricordo in tutte le recite, mi ricordo in maniera indelebile il pubblico che sobbalzava e gridava no quando Orfeo si gira,
Ma me lo ricordo, ma la gente che lo gridava forte, cioè proprio erano veramente, si creava veramente un legame talmente forte con il pubblico che eravamo tutti il cast, il pubblico faceva parte del Sì, è cast. vero, è certo. Ma Cioè, secondo me. è il momento in cui il teatro da finzione diventa realtà. Quella è la cosa difficile da rendere, e credo che questo spettacolo ci sia riuscito Guarda, davvero. è ovvio che c'è un vagone che ovviamente non si sposta, veniva simulato l'idea del movimento tramite dei piani sequenza del viaggio. Che poi i treni fanno da Cremona a Mantova, proprio poi Mantova a Brescia, poi l'andata negli inferi Nella nella metropolitana. metropolitana sia di Brescia che di Milano. Però per me la sfida era fare in modo che il dettaglio fosse abbastanza maniacale, cioè di questa dimensione. Per cui è vero che tu dicevi il CD della musica non era un CD finto, cioè lei lo No, era un vendeva. CD vero. Ma era stato inciso il prologo della musica, veramente, ecco, quindi come Cioè, gli l'acqua. ombrelli, l'acqua venivano, per chi non c'era, per chi non ha visto, ma tutte le cose che venivano vendute sul palcoscenico durante le recite, venivano vendute davvero. Cioè, mi ricordo che la prima cosa che ci hai detto è: se il pubblico non vi dà i soldi, non fate finta, il pubblico deve dare i soldi, cioè devono comprarli Ah, veramente queste cose. certo, sì. No, perché se no c'è questa cosa del fingere, ma invece no, lì cioè bisogna crederci fino in fondo, ecco, questo era fondamentale. E secondo me il pubblico ha capito molto bene, perché a parte che c'era una commozione molto forte, una cosa che possiamo dire che quella è una delle cose che per qualcuno è stato forse uno strappo troppo grande, questo lo possiamo dire, è stato il fatto che a un certo punto, dopo la morte di Euridice, adesso non mi ricordo musicalmente, forse tu lo puoi dire tu, dov'è? Dopo, c'è la comparsa di un breaking news di un TG, Ah sì, il telegiornale, sì. di un telegiornale. Mi Vabbè. ricordo se dopo la messaggera, credo. Dopo la messaggera, esattamente. C'è questo, la cosa molto interessante è che a Cremona, il Teatro Ponchielli ha un ottimo rapporto con la TV locale Cremona 1, che è una TV che è molto attenta a tutta la programmazione culturale della città e fa degli speciali, quindi aveva seguito le prove e tutto. Conoscendoli, ho azzardato se era possibile, andare nei loro studi e fargli registrare un TG speciale, un'edizione straordinaria di Cremona 1 Teatro e fare un servizio nei parchi di Cremona, vicino nel parco di Cremona, sulla morte della soprano che interpreta Euridice. E devo dire che il servizio è venuto molto bene. L'hanno Sì. fatto, ho mandato semplicemente una scaletta, ma l'hanno fatto in maniera incredibile, seguendo proprio il testo della messaggera. Poi, cioè, hanno fatto una parafrasi, diciamo, in lingua più di oggi. Sì, del testo della messaggera. Mi ricordo perché in questo vagone, chiaramente, come in tutti i vagoni dei treni, c'erano gli schermi sui pali al centro del vagone, dove normalmente ci si tiene aggrappati, c'erano gli schermi dove normalmente viene mandata in onda la prossima fermata. A un certo punto si interrompevano le fermate e veniva fuori questo TG. Salutiamoci anche Danilo che ci sta seguendo, che anche lui Ciao si era accorto della Danilo. situazione. Ho visto che Marta scriveva che Stefano Maffioletti ha raccolto l'elemosina veramente, perché lui doveva elemosinare. È vero, lui Ecco. faceva l'accattone, appunto il senza tetto che entrava con le sporte e andava a dare il famoso bigliettino. Capita spesso nei treni dove c'è quello che chiede l'elemosina, che lascia un bigliettino nei vari seggiolini e poi dopo passa a ritirare il bigliettino e eventualmente a ritirare l'elemosina. E mi ricordo che lui aveva tirato su l'elemosina davvero, è vero? Sì. Sì, Sì, no, no, ecco. davvero una gran bella produzione.
Sì, no, la cosa che stavamo dicendo quindi sul TG è questo fatto che quello forse è stato però, cioè l'unico strappo, però devo dire che Spartan anche è stato molto carino, nel senso che Mi ovviamente era ricordo che avevamo ripetuto più volte la sinfonia la finale sinfonia, dell'atto, esatto. mentre c'era E questo dopo il TG. dialogo di Pastori invece abbiamo silenziato però TG. ecco, la cosa che volevo dire è questa cosa qui, questa dimensione del TG, che era assolutamente credibile perché era fatto con l'estetica, con il banner che passa sotto con scritto soprano trovata, Morto. morta, il serpente ancora non è stato trovato di qua e di là, creava ancora di più un livello di iperrealismo della situazione. Ecco, quindi questo Assolutamente. è stato. Assolutamente sì. Passo a delle domande che mi sono arrivate, e così non tiriamo molto per le lunghe. Allora, mi chiedono relativo alla tua compagnia, cioè Fanny Alexander. Mi dicono all'inizio del film da cui tu hai preso il nome per la compagnia, c'è una meravigliosa scena domestica la cui colonna sonora è costituita dal terzo movimento del quintetto per pianoforte e archi di Schumann. La scena è molto intensa. Che ruolo ha la musica nella vostra tipologia di teatro? Ah, guarda, beh, io devo dire che per come sono fatto. Poi scusami, la Ah, domanda scusa. continua, mi sono Scusa. dimenticato qualcosa. E nella vostra ricerca, cioè vi ispira la musica per fare alcune produzioni? La usate, non la usate? In particolare la musica cosiddetta classica ha un qualche ruolo particolare nelle vostre produzioni teatrali? Ma guarda, io per come sono fatto, allora, innanzitutto parto da questo, del fatto che la musica è sempre cioè, un fondamento degli spettacoli che noi andiamo a fare, nel senso che per me due cose, cioè l'architettura dello spazio e l'architettura sonora sono proprio un po' la base da cui trarre anche ispirazione per i progetti. Cioè per anche la messa in scena. Quindi non riesco a fare una distinzione gerarchica o comunque fare una gerarchia di tipo musica classica, musica elettronica. Cioè ogni volta veramente dipende. È importante per me che la musica abbia un ruolo chiaro, cioè un ruolo chiaro e preciso nel plot. Quindi ci sono state delle volte in cui abbiamo fatto un progetto che si chiama Su Ada di Nabokov, è un romanzo di Nabokov, Ada o Ardore di Nabokov, un romanzo bellissimo, Ada Cronaca Familiare. Abbiamo fatto un progetto in tipo sette spettacoli con Fanny Alexander, questo un bel po' di anni fa. E in quel progetto la componente della musica dal vivo era fondamentale ed era tutta musica classica del XX secolo. Per esempio, nella prima parte abbiamo utilizzato le onde Martenot e il pianoforte. Le onde Martenot è un, se avete presente, uno strumento elettronico del 1928, l'evoluzione, diciamo, nobile del theremin, l'evoluzione a tastiera del theremin permette tutte i glissandi possibili, i quarti di tono, anche la tastiera ha la possibilità di muoversi sull'asse orizzontale per fare dei micro diminuendi o di pitch e allo stesso tempo invece il pianoforte ho lavorato molto su Olivier Messiaen è un compositore che amo moltissimo perché vabbè adesso non sto a spiegarvi tutta la questione però in quel caso era fondamentale che i musicisti erano all'interno visto che nel romanzo c'erano delle figure di musicisti diamanti, così rientravano perfettamente il fatto nel nostro plot il fatto che ci fosse la musica dal vivo e soprattutto anche il fatto questo tipo di musica perché è una musica, quella soprattutto di Messiaen, per me molto sinestetica. Non a caso Messiaen ha scritto dei trattati di ornitologia, cromatismo sonoro, ornitologia, per cui. Infatti noi utilizzavamo Catalogue d'Oiseaux, il catalogo degli uccelli di Messiaen, che è per pianoforte, che amo tantissimo perché comunque
è una trasposizione, io lo chiamo un po' come le vetrate di Chartres, cioè è una stilizzazione del canto degli uccelli non per imitazione ma per struttura, cioè non so, struttura soprattutto ritmica, però con questa dimensione molto, molto sinestetica, molto liquida. E le onde Martenot ancora di più riportavano questa dimensione molto liquida, molto fluida, amniotica. E, in quel caso la musica, fin dal principio di tutto questo progetto, ha accompagnato in varie fasi. Elena Sartori, per esempio, c'è stata in questo progetto in una delle sue declinazioni che si chiamava Lucinda Museum, dove abbiamo usato l'organo dal vivo con Volumina di Ligeti, che è un Sì. brano che io adoro, meraviglioso, gli ho fatto da assistente per cambiare i registri, però dove lei Un legge. concerto, mi ricordo, in cui inauguravano un organo, non mi ricordo dove, ma lo fecero in una chiesa. La chiesa era abbastanza antica, ma l'organo era nuovo. E uno dei brani di questo concerto inaugurale fu Volumina di Ligeti. Il problema quale fu? È che l'inizio, come ben sai, di È questo un pezzo cluster, è un è un cluster. cluster su tutta la tastiera con Sì, tutti i registri sì, sì. inseriti, no? Dove spesso viene messo uno straccio per poter, Sì. arrotolato per poter pisare tutti i tasti. E il problema quale fu? Che chiaramente l'organo era a trasmissione elettrica. Lo so. Anzi, elettromagnetica, e il fatto che viene fatto questo cluster con la piena tastiera con tutti i registri inseriti, mandò in cortocircuito l'impianto elettrico della chiesa, No. e finì il concerto così. Ha Cioè, praticamente ha spento la spinto chiesa. e è saltato tutto, è saltata la luce, è saltato tutto. Ma sai che la cosa bella, in realtà, quel pezzo di Ligeti è stato scritto per un organo non elettronico. Infatti, c'è una cosa scritta nella partitura, molto bella, che alla fine. Bisogna, cioè, il cluster finale, cioè è l'spegnimento del polmone dell'organo che deve avvenire cioè per consumo dell'aria, veramente il mantice, quando si deve proprio sentire questo cosa che noi avevamo noleggiato un organo perché doveva essere messo nella scenografia, non potevamo fare, ecco. Però io ho letto questa cosa molto bella anche di Ligeti, che è la prima di questo pezzo. Ligeti, penso. Non so se con sua moglie, comunque si buttavano fisicamente proprio sul mantice dell'organo per fare in modo che questa cosa si sentisse ancora di più, proprio i polmoni che si sfiatano. Quindi ecco, quello è stato un viaggio, per esempio, in una dimensione musicale. Abbiamo usato anche Morton Feldman, che è un compositore minimalista americano a pianoforte, sempre per un'altra declinazione di questo progetto e una trasposizione. Però un po' più particolare di alcune composizioni di Penderecki, di Natura Sonoris 1 e 2, questo in un altro delle declinazioni dello spettacolo, fatte per onde Martenot. E Ligeti invece avevamo Musica ricercata, che è una per pianoforte, quindi queste sono state. Ecco, in questo caso la musica una dimensione fondamentale. Io devo dire che per me, cioè, quando parto con un progetto, devo avere la visualizzazione architettonica scenica che ha automaticamente ha un suo corrispondente sonoro. Che sia. Però ecco, dopo dipende, perché se parti da un'opera, parti già dalla musica ed è viceversa, è lei che magari ti suggerisce l'architettura scenica, oppure può essere viceversa. Dopo dipende, però per me la musica, io mi considero di fatto un musicista, ecco, quindi è fondamentale. Certo, c'è cioè Danilo che dice: Luigi, con questa citazione di Su Messier nelle Catalogue d'Azur, sei sempre nel mio cuore. Quella di mia missione. Esatto, sì. Volevo ritornare un attimo alla produzione dell'Orfeo, perché comunque, oltre alla tua, diciamo, parte registica, insomma, il fatto che hai curato la regia,
tutto il dietro le quinte, tutto il background si svolgeva con il contributo sempre della tua compagnia, di Fanny Alexander, perché c'era Andrea Gentieri che era il responsabile delle videoproiezioni, mi pare, e poi dopo faceva anche da aiuto regista. Mi ricordo che avevamo fatto un lavoro bellissimo con lui sullo scavare le emozioni, appunto, proprio perché eravamo a stretto contatto con il pubblico, le emozioni non potevano essere finte o ingigantite come si fa quando si è su un palcoscenico e quindi il pubblico è a 20 metri di distanza. Cioè, il dolore non può essere espresso, il dolore, ad esempio, per la perdita di Euridice non può essere espresso con dei gesti ampi, ma deve essere espresso con un pianto provocato. E su questo ci avevamo lavorato veramente tanto. Mi ricordo, ad esempio, Antonio Sapio, che faceva Orfeo, che ha cantato divinamente tutte e cinque le recite. Mi ricordo che lui aveva fatto talmente tanto questo lavoro di ricerca delle emozioni che riusciva a piangere a comando. Cioè, mi ricordo che proprio in scena piangeva tanto, e di conseguenza tutti quanti poi riuscivamo ad interagire in questo modo qua. E poi c'era Chiara Lagani che aveva ideato i costumi, e c'era un'altra idea di fondo che era su questa regia, che era un romanzo di Dino Buzzati, Sì. che è il romanzo a fumetti, che parla Eccolo dell'Orfeo qua. Euridice. Ecco, L'ho se qua. te lo Ce pigli. Ecco. l'ho qua questo, sì. Eh sì. Infatti tutti i costumi erano ispirati, ma anche tutti i graffiti all'interno del vagone del treno erano tutti ispirati a quel romanzo lì, no? Sì, allora, beh, è un Dino Buzzati, Poema a fumetti, è una graphic novel di fatto, cioè una delle prime graphic novel italiane molto incredibile, perché ha anticipato anche tantissima graphic novel che è venuta poi. Questo è stato un suggerimento, per esempio, che è venuto da Chiara. Chiara è una drammaturga, prima ancora che costumista, oltre che attrice. E il suo essere, cioè il suo essere costumista non è influenzato dal suo essere drammaturga e viceversa. Non a caso per lei sono due, l'essere drammaturga e costumista sono quasi la stessa figura, perché non a caso quando trovi, lei dice l'etica, cioè l'ethos del costume, cioè vuol dire che hai capito la figura, il personaggio, che cos'è all'interno di una drammaturgia. E questa questione noi abbiamo fatto in passato, per esempio, il flauto magico al Comunale di Bologna. Bologna, e anche lì Chiara ha curato la drammaturgia, perché abbiamo fatto un lavoro lì poi sul decoupage anche dei dialoghi che ci sono in tedesco, un po' particolari, e allo stesso tempo anche la costumista, proprio per via di questi due aspetti che sono per noi imprescindibili. Quindi è stata lei che nel momento in cui lavoravamo insieme su Orfeo, mi ha suggerito questo libro, è incredibile, che è la storia veramente di Orfeo, però avviene in una Milano sognante, con questi due personaggi che sono Orfi ed Eura, e Orfi è un cantante con la sua chitarra che vede sempre questa Eura che va in un nightclub. E poi Eura muore e lui decide di entrare in questo nightclub, che è poi la porta degli inferi, in cui scenderà con la sua chitarra per cercare di riportarla indietro, no? Chiara mi ha suggerito di, nel momento in cui, spesso, come saprete, i budget, anche molto limitati, come sappiamo bene, decidono anche tanto, cioè ti danno delle indicazioni, a volte anche buone, però, cioè nel senso che avere un limite, noi ci siamo resi conto che avevamo un budget dei costumi bassissimo, e quindi come potevamo fare? Cosa pot si poteva, poteva potevamo fare? Chiara ha detto: una via può essere quella tipo di stampare delle magliette, di utilizzare la maglietta, le t-shirt, le stampe, essendo un contesto anche dove poteva funzionare questa dimensione, no? Cioè, Sì. e quindi lei ha fatto tutto un lavoro su tutti i dettagli particolari, tutti questi occhi, queste bocche, quelle che commentano, che guardano, ma anche perché ha ragionato che
lo sfondo di questa scena era sì questo vagone che poi io sono andato, ho deciso di affrescare come se fossero delle tavole di Buzzati che ho ricomposto, ma con il contributo di una scuola di Cremona, dell'Istituto d'Arte, bravissime, devo dire, hanno fatto un lavoro Sì, bellissimo. bellissimo. Ma Chiara sapeva che lo sfondo erano gli spettatori, cioè sarebbero state altre bocche, altri occhi, altri nasi che guardano. E quindi questa moltiplicazione di sguardi, poi la questione dello sguardo per loro è fondativa del mito di Orfeo e Euridice, no? Il Sì. credere, cioè questo atto di fiducia incredibile del non doversi del non voltarsi, no? Il credere all'ascolto è un po' come se fossero due mondi che si scontrano, un mondo più antico dove l'ascolto viene prima dello sguardo. Invece un mondo in cui più moderno, dove se non si vede non si crede, no? E questa cosa, quindi è stata riportata anche sui costumi e fa parte un po' anche della nostra idea di lavorare come se fossimo una bottega d'arte. Nel caso di Andrea Argentieri, lui è un attore, diciamo che lui non fa proprio parte di Fanny Alexander, è un attore che è per me anche aiuto regista che abbiamo intercettato a un certo punto, e però è stato fondamentale, per me è fondamentale lavorare con un attore, un'attrice accanto a me nelle opere, perché so che possono anche fornire delle chiavi, cioè delle chiavi per potersi, come l'hai detto tu, no? Per poter andare a scavare a livello emotivo, anche su altri livelli. È ovvio che purtroppo i tempi sono anche fin troppo brevi di studio, di scavo per mettere in scena Sì. un'opera. E quindi cioè sarebbe bello avere molto più tempo, poter far depositare meglio le cose, poter scavare di più su tutti i piani. Abbiamo visto anche noi, cioè per quanto sia stato splendido, abbiamo visto anche i limiti che aveva una produzione fatta con dei tempi così contingentati. E abbiamo fatto dei miracoli, io sono stato soddisfattissimo. Abbastanza, sì, abbastanza, perché sì, le prove in palcoscenico sono state 2 settimane, Esatto, forse di meno, mi sa. Sì. forse meno di 2 settimane, sì. Sì. Quindi, insomma, cioè, con tutte le difficoltà che comunque una regia di questo tipo comporta, perché chiaramente avere il pubblico non a 20 metri, ma a 1 metro, Anche di meno, anche meno, cioè, anche anche toccare il pubblico, perché meno. È un pensare l'opera in maniera diversa, però credo che, passato lo scoglio iniziale, il lavoro sia stato molto più semplice del previsto, cioè molto più immediato, perché è un lavoro che viene proprio dall'istinto personale di ciascuno. ma sai che questa è una cosa giusta, ma infatti questa è una cosa a cui mi piace lavorare anche registicamente, è l'idea di non essere, cioè io non credo in una regia che vada in maniera verbale a esplicitare tutto quello che chiede, non so come dire, ma credo No, è molto chiaro. nel fatto che ci sia un'architettura, un'ambientazione, ci siano degli stimoli, molti stimoli, che fanno loro da regia. Cioè, per me la regia, come la intendo io, una regia gentile, cioè una regia che tramite un'architettura vada a suggerire anche, per cui uno reagisce istintivamente come quando si entra in un'architettura, l'architettura delle scelte viene chiamata, che è quella, il fatto che ci fa in un edificio istintivamente andare in una direzione invece che un'altra, perché l'architettura suggerisce che è meglio andare lì. Cioè, questa è una cosa che nella vita ci capita spesso. Ecco, io credo molto a questa dimensione. E secondo me, infatti, cioè, è una cosa che almeno voi in quel contesto avete recepito molto, molto bene. E questa è stata una cosa che mi ha reso molto felice, ecco. Luigi, cosa ti devo dire? Io ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi. Abbiamo chiacchierato di cose molto interessanti e spero che su questa diretta, insomma, verrà salvata, verrà resa fruibile a tutti quelli che la vorranno rivedere. E che dire, speriamo di rivederci presto e di Da. fare
Esatto. di nuovo delle produzioni assieme. Dai, e voi in bocca al lupo anche per i Madrigali Estensi, per tutta la vostra attività. Spero di vedervi dal Speriamo. vivo. Spero di vedervi dal vivo presto. Speriamo, dai. Dai. Qualcosa in pentola sta bollendo. Dai, sono contento. Vediamo di non bruciarla. Ciao anche a Lorenzo Luigi. che saluta tramite Marta, vedo. Il Ciao grande, Danilo, faceva ciao Caronte e Marta. Plutone. Mitici. Qua abbiamo due. Allora, abbiamo un pastore che faceva il pastore, che è qua che sta seguendo. Poi c'era Marta che faceva la ninfa. C'era Lorenzo che faceva Caronte e Plutone. Danilo faceva anche alcuni degli spiriti. Poi io facevo un altro pastore Apollo. Insomma, qua c'è quasi tutto l'Orfeo dell'anno scorso. Ecco. Esatto, dai, dai. Bene, speriamo di poterlo rifare perché è veramente stata un'opera Sarebbe molto veramente bello, sarebbe molto molto bella. bello. Molto Dai. bella. Luigi, io ti saluto, ti ringrazio Anch'io, grazie tantissimo. tantissimo, grazie a voi e grazie E intanto saluto gli altri e presento il prossimo e ultimo ospite di queste dirette. Ciao a te. Luigi, Ciao, grazie tanto. grazie, ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao. Bene, io allora ringrazio tantissimo Luigi e ringrazio tutti voi che avete seguito anche oggi. E vi do appuntamento a venerdì alle 16. E con l'ultimo ospite, siamo arrivati un po' alla fine, ma ora piano piano si può uscire, quindi mi pare anche giusto che insomma, queste chiacchierate, insomma, spero siano state piacevoli e utili per tutti, ma ora si spera di tornare a poter chiacchierare dal vivo, ecco. E quindi vi do appuntamento venerdì alle ore 16 con grande organista, che è stato anche il mio primo maestro di organo, che è Stefano Pellini. E quindi a venerdì e grazie a tutti. Buon pomeriggio.